Informare i produttori e le imprese agricole sulle nuove opportunità di sviluppo, crescita, aggregazione e cooperazione che il piano di sviluppo rurale mette a disposizione delle aziende del mondo della cooperazione. Questo è l'obiettivo del seminario che si è svolto ieri pomeriggio a Sciacca, organizzato dall'Unione Produttori Olivicoli Sicilia, società cooperativa alla quale aderiscono oltre 1000 produttori del settore olivicolo, presieduta dal saccense Paolo Mandracchia, e da Conf Cooperative Sicilia, la principale organizzazione nazionale di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione del movimento cooperativo. Il programma di sviluppo rurale è un'opportunità immensa per la Sicilia, per il territorio, per le imprese. Lo guardiamo con molto interesse proprio come OP e speriamo che presto ci possano essere anche le misure che riguardano la cooperazione e le OP, perché noi intendiamo sfruttare questa programmazione per raggiungere a quella che è la nostra attività anche un elemento importante, perché facciamo il conferimento con i produttori, seguiamo le aziende, facciamo il monitoraggio dei parassiti, c'è la stesura del quaderno di campagna, c'è un'attività tecnica fatta dai nostri agronomi e poi c'è la fase di stoccaggio e di commercializzazione. C'è una fase intermedia, forse la più importante per certi aspetti, che è quella della trasformazione. E noi la trasformazione non la vogliamo continuare a delegare agli altri, cioè la vorremmo fare noi stessi direttamente, quindi l'obiettivo dell'OP, Unione Produttori Olivicoli Sicilia, è quello di poter presentare, con l'ausilio anche possibilmente del dottore Ficani, una domanda per il miglioramento dell'azienda, quindi guardare a quelle che sono le esigenze della trasformazione. Il PSR Sicilia 2014-2020 rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale dell'Isola. Nell'ambito della programmazione di tali risorse, alla regione siciliana sono stati assegnati fondi che superano i 2 miliardi di euro e che fanno della Sicilia la regione d'Italia a cui andrà la maggiore dotazione finanziaria a livello nazionale. Un'opportunità dunque da non perdere. A relazionare sulla strutturazione del nuovo piano di sviluppo rurale è stato Giovan Battista Ficani, valutatore esterno del PSR Sicilia 2014-2020. Oggi il PSR, il programma di sviluppo rurale, che una volta era un programma, uno strumento finanziario prevalentemente indirizzato alla competitività dell'agricoltura, oggi guarda a nuovi orizzonti, guarda all'ambiente, ma guarda soprattutto, o meglio, guarda anche all'inclusione sociale. Per cui all'interno del programma di sviluppo rurale sono presenti alcune misure che consentono di avviare attività di carattere sociale. Immaginiamo agriasilo, fattorie didattiche o il recupero di antichi mestieri, tutta una serie di attività che possono e devono essere sviluppati nei contesti rurali e che hanno grande valenza e risultano complementari all'attività agricola. Quindi la programmazione intera europea intercetta e viene intercettata dalla programmazione di sviluppo rurale, mentre una volta erano completamente indipendenti. Beh, quali sono i grandi obiettivi? I grandi obiettivi sono 5. Sicuramente l'incremento dell'occupazione. Noi abbiamo un grossissimo problema occupazionale in generale, ma se declinato per categorie specifiche, soprattutto di tipo giovanile, ecco perché il contributo per l'insediamento dei giovani, abbiamo un problema di inoccupazione femminile, abbiamo un problema di incapacità di innovare. Purtroppo, nonostante i proclami da molti anni, l'Europa, l'Italia, ancor di meno la Sicilia, non riescono a raggiungere percentuali di impieghi delle risorse paragonabili a quelli degli stati più evoluti. Innovare significa poter competere con prodotti che non lottano sul fattore prezzo. Noi lo sappiamo, i nostri prodotti agricoli vengono schiacciati, vengono assaliti dai prodotti dell'altra parte del Mediterraneo. Se vogliamo competere dobbiamo offrire dell'altro, dobbiamo dare valore aggiunto, dobbiamo dare marchi, tracciabilità, riconoscibilità e questo lo possiamo fare solo innovando nel prodotto, nel processo, nel metodo, eccetera, eccetera. Il seminario sulla programmazione comunitaria 2014-2020, organizzato da UPO Sicilia e Conf Cooperative Sicilia, è stato ripreso integralmente dalla nostra emittente e sarà trasmesso nei prossimi giorni.